Ciao amici di Cantine del Cerro, bentrovati. Oggi degustiamo il vino misterioso della volta scorsa, che, come avevo detto, è un rosso frizzante con il nome del nostro albero preferito, che è il cerro. Il rosso del cerro è una cuvée particolare che abbiamo selezionato noi, risale addirittura ancora a mio nonno, che aveva pensato di cercare di avere un buon sapore del lambrusco, la tipica sapidità, ma dare comunque un po' più di grado aggiungendo il Bonarda e il Barbera, quindi sostanzialmente è una specie di gutturno con dentro una percentuale consistente, circa il 50% di lambrusco. Quindi è un pezzo storico delle nostre cantine. Tra poco arriveranno i vincitori del concorso e quindi siamo pronti a degustare. Allora, abbiamo un bel rosso intenso con una leggerissima, si vede la frizzantatura, non troppo intensa. Questo l'abbiamo tirato fuori dal frigo circa mezz'oretta fa, quindi è intorno ai 12 gradi, temperatura ideale anche per le giornate comunque così belle calde. Il profumo è floreale, leggermente pungente, comunque molto piacevole. Allora, il sapore è tendenzialmente sul secco, si sentono delle note un po' fruttate e rimane anche appunto bello piacevole, non è troppo invadente, però dà un buon sentore in bocca e invita molto di più a berlo. La gradazione non è elevatissima, siamo intorno ai 10 gradi e mezzo, 11, quindi insomma se abbondiamo anche con qualche bicchiere sicuramente non fa del male. Benissimo ragazzi, io vi saluto e niente, ci vediamo per il prossimo appuntamento. Ciao a tutti!